Ciao amici e bentornati sul mio canale. Da come oggi ho preparato la mia postazione YouTube, avrete intuito sicuramente che sarà una recensione che riguarda le stampe 3D. Per la prima volta in assoluto sul mio canale YouTube, infatti sono anche un po' emozionato, andremo a fare la recensione, l'installazione e il test di questo nuovissimo 3D Maker Pro, l'ultimo scanner 3D lanciato da questo fantastico brand. Per quanto riguarda il video di oggi, l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing, scoprendo tutto il contenuto della base. Nella seconda parte andremo a installare questo fantastico scanner, vi spiegherò il tutorial passo passo per connetterlo al vostro computer, scaricare il programma e procedere con la scansione. E nella terza e ultima parte andremo a fare anche un test pratico, proverò a scannerizzare con questo scanner questa bellissima Funko Pop di Kakashi e vedremo se riuscirà a creare una copia esattamente uguale. Ci riuscirà oppure no? Lo scoprirete all'interno del video. E concludo questa intro spiegandovi qual è l'idea progettuale alla base di questo scanner. Infatti questo scanner è nato principalmente per un motivo, per aiutare chi ha le prime armi con le stampe 3D o con gli scanner, perché infatti ha un'installazione che è veramente molto ma molto semplice e dopo ve la farò vedere, e anche la post produzione e l'editing dopo la scansione è veramente ultra semplificata, perché infatti la sovrapposizione delle scansioni viene fatta direttamente in automatico dal programma, per cui non avrete nessuna difficoltà durante l'utilizzo. E se mi chiedete se va bene anche a un pubblico esperto, vi rispondo assolutamente sì. Infatti il programma è stato strutturato su più livelli, principiante e esperto, con la modalità esperto completamente manuale per personalizzare sia la scansione che il post produzione, per cui veramente un gioiellino che va bene per tutti. E ora andiamo a scoprire il contenuto della dotazione base, per cui mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E ovviamente alla fine del video, se sarete interessati o stupiti di questo bellissimo scanner, vi ho lasciato il link diretto dell'offerta per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Andiamo a aprire la valigetta in stile Pulp Fiction, vediamo il contenuto della confezione. Come prima cosa troviamo ovviamente il manuale d'uso ed installazione, è veramente molto semplificato e chiaro nei passaggi. Troverete anche i due QR code, uno per scaricare il GM Studio, che è il programma per utilizzare lo scanner, e l'altro QR che serve a scaricare in PDF il manuale di installazione, se per caso lo volete avere sul cellulare. Vediamo cosa hanno inserito. Come prima cosa trovo un comodissimo laccio da polso per collegarci lo scanner. Come seconda cosa troviamo tutti i cavi USB che servono per alimentare sia il piatto della scansione ma anche e soprattutto il nostro scanner. Come vedete ci sono tre porte, la prima va collegata alla scansione, la seconda va collegata all'alimentazione e la terza USB di tipo A che va collegata al computer. E nel sottofondo troviamo il pezzo forte, andiamo a estrarre il nostro bellissimo scanner, ve lo voglio far vedere da vicino. Guardate anche i materiali, infatti è in metallo, per cui non è il classico scanner in plastica, veramente molto resistente. Guardate anche la cura nei dettagli ed è anche dotato di algoritmo AI con identificazione istantanea degli errori e riparazione automatica durante la scansione e restituzione del colore al 100% grazie alla telecamera a colori a 24 bit. E se utilizzerete la scansione manuale senza appoggiare il treppiede, grazie ai moduli antivibranti, avrete comunque un risultato soddisfacente e soprattutto senza dover utilizzare nessun marcatore durante la scansione. Questa è la pratica impugnatura, che è anche un treppiede perché vi basterà aprire le tre levette e lo potrete appoggiare tranquillamente in qualsiasi superficie. Ma non è tutto, perché si può anche allungare in altezza, lo potete allungare fino a tre volte, e anche la sfera superiore è completamente orientabile, così da avere il massimo comfort durante la scansione. Questo è l'alimentatore dotato di slot di tipo C, normalmente viene venduto con la presa americana, ma non vi preoccupate perché compresa nella dotazione è presente l'adattatore italiano, e per collegarlo è molto semplice, vi basterà inserirlo in queste due guide. E concludendo l'unboxing troviamo anche il piatto di rotazione, ha un motorino elettrico all'interno per cui gira in maniera autonoma. E questo invece è il piatto della scansione, dove andrà appoggiato l'oggetto che decideremo di scansionare. Il piatto ovviamente va appoggiato sulla base rotante e guardate che spettacolo se ci appoggio il Funko Pop di Kakashi, ed è utilissimo perché unito allo scanner lo riuscirete a scansionare in tutte le direzioni. E ora vi mostro tutti i collegamenti che dovrete fare. Come prima cosa dovrete prendere il connettore per quanto riguarda lo scanner e inserirlo in questo slot. Mi raccomando, spingete bene, e come secondo passaggio dovrete collegare la porta USB di tipo A direttamente sul vostro computer. E come ultima cosa andate a collegare la porta di tipo C all'alimentatore per poi andarlo ad attaccare alla presa elettrica. Come promesso vi spiego il tutorial passo passo per installare il programma. Come prima cosa cliccate su Google GM Studio, poi andate a cliccare sul primo risultato della ricerca, vi aprirà la pagina ovviamente del sito ufficiale dove troverete tutte le modalità di download in base al vostro
vostro computer. Se avete Windows, scaricate il primo download, se avete un Mac, fate la seconda opzione, ed è anche compatibile per i cellulari, sia per quelli col sistema operativo Android, ma anche per iOS, per cui lo potrete scaricare veramente in tutte le piattaforme. Per quanto riguarda il mio computer, è un HP, per cui andrò a scaricare il sistema operativo Windows cliccando questo download. Una volta aperto dovrete fare il login, per cui inserite una mail e una password, inserite le credenziali, vi aprirà questa schermata di home page dove potete aprire un vecchio progetto oppure fare scansione. E ora non ci rimane che mettere la nostra cavia da laboratorio, ossia il nostro bellissimo Funko Pop di Kakashi. Ovviamente prima dobbiamo guardare che lo scanner sia posizionato correttamente, e per capire se è posizionato in maniera corretta potrete utilizzare il programma che vi darà esattamente dove centrare l'oggetto. E in alto a sinistra vi dice anche se è correttamente posizionato. Come vedete c'è scritto Excellent, per cui lo scanner, secondo il programma, è posizionato correttamente. E ora che il nostro amico Kakashino è pronto e lo scanner è posizionato in maniera corretta, non ci rimane che cliccare su scansione. Ecco, sta iniziando a scansionare, guardate che spettacolo, sotto trovate i frame. Di solito per una scansione ottimale sono sufficienti sui 500-600, ma potete anche arrivare a più di 1000. Ha finito a 600 frame, come vi avevo detto, e adesso ha scaricato la scansione. Guardate che spettacolo, ve la voglio far vedere a 360 gradi, è già venuta veramente molto bene, e guardate, grazie alla seconda telecamera potete anche vedere i colori, perché grazie all'intelligenza artificiale riesce a unire la scansione geometrica con la scansione dei colori, per cui è anche perfetto e compatibile con le stampanti 3D che hanno la funzione dei colori. Dopo lo andremo a pulire, ma prima andiamo a fare la seconda scansione. E visto che la scansione frontale è venuta correttamente, adesso non ci rimane che scansionare la parte superiore e anche la parte del sottomento, così in questa posizione riuscirà a integrare le parti mancanti, e dopo le andremo a unire insieme per un unico risultato, e vedremo se grazie a questo gioiellino in sole due scansioni riusciremo a ottenere un Funko Pop perfettamente uguale all'originale. Ho riposizionato in maniera corretta lo scanner, come vedete dalla scritta Excellent, per cui possiamo partire anche con la seconda scansione. È anche bello vedere lo scanner come funziona, guardate le luci che sta sparando, veramente tanta roba. Ha ultimato anche la seconda scansione, adesso andiamo a pulire le due scansioni, sia quella in orizzontale che quella in verticale, per poi andarle a sovrapporre e creare una figura unica. E per rimuovere la base vi basterà andare a schiacciare questa freccettina, potete selezionare una forma irregolare o anche un quadrato e andare a selezionare direttamente nella scansione la parte che volete rimuovere. Vi suggerisco di farla graduale così da non rischiare di rimuovere parti della figura, è un'operazione che vi prenderà all'incirca 2-3 minuti. Poi ovviamente man mano che diventerete esperti ci impiegherete sempre meno. Ed ecco fatto, ho ripulito interamente la seconda scansione e ora andiamo a fare la stessa procedura con la prima scansione. Ed eccole qua le due scansioni, come vedete non sono allineate e normalmente lo dovreste fare manualmente, ma non con questo programma, perché se andrete a cliccare allinea verrà fatto interamente in maniera automatica. Ed ecco fatto, guardate come l'ha allineato completamente in meno di 3 secondi, per cui è anche un programma veramente molto rapido. Non ci rimane che cliccare su ok e farlo elaborare. Ovviamente inserite anche un titolo, in questo caso l'ho salvato col nome di Kakashi, ha già salvato il progetto, cliccate su AIG per avere una definizione maggiore e cliccate sempre su ok. Adesso sta iniziando a processare, ci vorrà circa 4-5 minuti e dopo vi mostrerò il risultato finale. Ed ecco qua il risultato finale, è veramente uguale all'originale, li voglio mettere vicino, vi voglio far vedere, mamma mia, è veramente una copia in stile Sharingan, si fa veramente fatica a trovare la differenza. E ora non ci rimane che salvare il progetto e mandarlo in stampa. Per salvare vi basterà cliccare su esporta, fate clic su yes e poi deciderete il formato con cui lo vorrete salvare. Io in questo caso preferisco salvarlo in STL. Dopodiché andate ad aprire il programma della vostra stampante, andiamo a importare il nostro progetto ed ecco il nostro Kakashino. Andiamo anche a sistemare ovviamente l'appoggio, perché come vedete è un po' in diagonale. Adesso l'abbiamo fatto combaciare perfettamente col piatto di stampa e dato che si tratta di una figura monoide, per la stampa bisogna prima abilitare i supporti. Come vedete sono già stati creati in maniera automatica i supporti e siamo pronti per la stampa. Ho già caricato il progetto sulla stampante, eccolo qua, 3, 2, 1, via! E fra circa 60 minuti in questa postazione vuota apparirà un altro Funko Pop di Kakashi. E ora vi lascio all'intero timelapse della stampa.
La stampa è ultimata, andiamo a vedere da vicino, guardate che spettacolo! Adesso lo andiamo a tirare via dalla base di stampa, lo pulisco da tutti i supporti e poi andremo a fare il paragone da vicino con il super Funko Pop originale. A few moments later. Ed ecco qua il risultato finale, guardate, è esattamente identico. Adesso vi faccio vedere l'originale, hanno la stessa altezza, gli stessi capelli e anche le dimensioni corrispondono perfettamente. Andiamo a vedere anche la parte posteriore, questo ovviamente è l'originale, un po' macchiato di vernice perché mi era cascato mentre tinteggiavo casa. Guardate anche la parte posteriore e i dettagli, magari un giorno se avrò tempo lo proverò anche a pitturarli per farlo esattamente uguale. E infine concludo questa recensione parlando del prezzo, perché questo fantastico scanner viene lanciato a 650 euro, che sarebbe già un ottimo rapporto qualità prezzo per le sue caratteristiche. Ma non è tutto, perché attualmente sul sito ufficiale, e vi ho lasciato il link dell'offerta sul primo commento e nella descrizione, per cui lo pagherete solamente 458 euro invece di 654 euro. Questo scanner viene venduto in tre versioni: quella standard, che contiene solo il trasformatore e lo scanner; la versione premium, quella del video di oggi, al cui all'interno è inserito anche la base rotante di stampa; e infine c'è la luxury, quella full accessoriata, dove all'interno, oltre alla base rotante, troverete anche il supporto per lo smartphone. Potete decidere tranquillamente quale delle tre versioni, tra la standard, la premium e la luxury, è più adatta alle vostre esigenze. Chiudo questo video, che se siete appassionati di stampe 3D e siete alla ricerca di uno scanner 3D veramente molto professionale e preciso, ma che sia molto semplice da utilizzare, perfetto anche per i principianti, allora questo 3D Maker Pro potrebbe essere lo scanner che stavate aspettando. Spero che questo super sdoppiamento di Kakashi vi sia piaciuto. Se volete altri video come questi, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Dai tre Kakashi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!